Storie da Trempton presenta Cronache da questa realtà, un podcast di Gilberto Landolina di Vigilifi, realizzazione a cura degli studi E.ON. L'uomo che vide nel futuro, il genio di Nikola Tesla. Il tempo. Il tempo è da sempre un concetto ostico da descrivere. Anche i massimi filosofi greci lo avevano compreso. Il presente è un attimo ineffabile, il quale, nutrendosi di futuro, istantaneamente muore diventando passato. Ed è per questo che nella pinacoteca del tempo possiamo osservare soltanto i dipinti di quel che è accaduto e le bozze a matita di quelli che saranno i misteriosi quadri del futuro. Niente presente, mai. Guardando questi strani dipinti sarà sicuramente più agevole scorgere il passato che non le indistinte linee del futuro. Eppure, basterebbe pochissimo per riuscire a farlo. Il futuro non è un concetto alieno generato dal caos, ma bensì il frutto di dinamiche già in movimento. E si potrebbe provare a studiare quest'ultime per scoprire cosa ci riserva il domani. Al giorno d'oggi, con la vita biologica seriamente minacciata dal progresso scientifico, prevedere gli accadimenti futuri sembra abbastanza fattibile. Infatti, la potenza di calcolo attualmente disponibile è già sufficiente per comprendere determinate dinamiche. Sì, ma quando i computer non c'erano? Beh, allora bisognava basarsi sulle sole capacità della mente umana che, per quanto impareggiabili, sono tutt'oggi quasi del tutto impossibili da padroneggiare. La storia. Questa nostra amica volubile non si è mai opposta al dare la giusta luce a tutti coloro che, con il solo potere della loro immaginazione, sono riusciti a decodificare il futuro. Per fare un esempio, immaginate quanto mi allontanerei dal tema di questo podcast se parlassi di Leonardo da Vinci, un artista che sapeva guardare nel futuro, ma a cui la storia non ha certo negato l'immortalità. Io, però, da questa mia finestra di fiato e parole, ho scelto di dedicarmi a tutti quei personaggi che sono finiti in un eterno crepuscolo, prigionieri tra il vero e la leggenda, tra la granitica verità e la melliflua menzogna. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento del secolo scorso, è vissuto un uomo, un vero genio dalla mente adamantina. Lui aveva la capacità innata di vedere nel futuro e la utilizzava per accumulare i mattoni di scienza con i quali avrebbe costruito il domani. Il suo nome è stato usato e abusato da romanzi, film, videogiochi e persino da un'azienda automobilistica. Però raramente lo si associa alla persona. Questo perché la storia si è dovuta piegare alle regole del mercato. Un uomo come Nikola Tesla era pericoloso per i baroni dell'energia e delle innovazioni. Lo si doveva sfumare, rendere effimero. Bisognava esaltare i suoi difetti per mettere in ombra il suo genio inarrivabile. E la cosa ingiusta è che, alla fine, ci sono riusciti. Tesla, infatti, oggi è per i più soltanto la marca di un'auto lussuosa
o un bislacco inventore strampalato presente come figura retorica in molti lavori di fantascienza. Eppure, e questa cosa mi fa impazzire, se io in questo momento giungo a voi, lo faccio perché il mio computer e i vostri dispositivi di ricezione possono contare sulla potenza della corrente alternata. Già, ma chi l'ha inventata? Chi ha infilato a forza la chiave del futuro nella serratura del suo presente? Per parlare di questo inarrivabile genio, comincerò con il puntare il faro della mia voce sulla Croazia del 1856. Seguitemi. Siamo in Europa, e per la precisione a Gospić, in Croazia, in quello che nell'estate del 1856 è un piccolo centro urbano. È qui che viene alla luce il piccolo Nikola, figlio di Milutin Tesla, un prete ortodosso serbo, e di Georgina Mandić, a sua volta essa stessa figlia di un ministro di culto ortodosso. Nikola, fin da bambino, mostra subito alcune caratteristiche che lo accompagneranno nel suo percorso di vita. Lui riesce a immaginare le cose nella sua mente come fossero reali. Come? Beh, per capire meglio, figuratevi l'interno del suo cervello come uno sconfinato banco di prova. Lì dentro il piccolo Nikola riesce a costruire e a provare tutto quello che gli è possibile immaginare. Sì, esattamente quello che fa un qualunque computer dei nostri giorni. La cosa curiosa, però, è che siamo nella mente di un uomo e non dentro il silicio dei nostri sussidi elettronici. Nikola possiede un cervello che ha poco di umano sotto molteplici punti di vista. La sua memoria è pressoché illimitata e reagisce allo studio come una spugna arsa a contatto con un liquido. Con simili capacità capirete come sia stato quasi naturale per lui imparare 8 lingue prima ancora che dedicarsi agli studi che lo affascinano di più, ovvero quelli sull'ingegneria elettronica e la meccanica. Di contro, però, Nikola, fin da piccolo, manifesta i sintomi di una misteriosa malattia. Molto spesso vede degli improvvisi lampi di luce accompagnati da suoni e parole che a volte gli suggeriscono particolari idee. Purtroppo questi stati allucinatori lo lasciano senza forze e in preda alla confusione. Oggi, grazie ai progressi fatti nello studio del cervello umano, possiamo asserire che la malattia misteriosa non era affatto una malattia. Si trattava quasi certamente di sinestesia, uno stato sensoriale che altera le normali funzioni cognitive e che alcune volte accompagna i soggetti che vivono dentro i limiti dello spettro autistico. Per capire cosa abbia potuto significare per Nikola Tesla essere affetto da questa condizione nella seconda metà dell'Ottocento, basti pensare che, fino a pochissimi anni fa, un famoso esorcista in seno alla Chiesa Cattolica blaterava di una possibile correlazione tra l'autismo e la possessione demoniaca. No, i neurotipici non hanno mai avuto vita facile. Né ieri né oggi. Tesla, comunque, impara presto a convivere con questo suo particolare sintomo. In fondo, il suo cervello può fare cose ben più grandiose che creare degli stati allucinatori. Infatti, grazie alle sue capacità intellettive, riesce ad accedere alla prestigiosa Università Tecnica di Graz, in Austria, considerata all'epoca tra le migliori del mondo. Ed è qui che il giovane Tesla ha l'opportunità di vedere per la prima volta un generatore di corrente continua a campi magnetici.
negli occhi del giovane universitario, in quel momento, brilla il futuro. Nessun altro può vederlo, e la maggior parte dei suoi professori non potrebbe neppure capirlo, ma Nicola ha appena sintonizzato il suo meraviglioso computer biologico sulle vibrazioni del futuro. Non dimentichiamoci che siamo sempre lontani decenni dal Novecento e più di un secolo dalla nostra bene maledetta era digitale. In quegli anni, comunque, Nicola si fa notare dalla comunità scientifica per alcune particolari invenzioni, quali un primissimo prototipo di altoparlante e le basi del progetto per un amplificatore telefonico. Purtroppo, però, le grandi menti funzionano un po' come le automobili truccate per fare le gare. Corrono, sì, ma si bruciano in fretta. Il cervello di Tesla era eccezionale, fuori dal comune, ma questa sua peculiarità finiva con l'influire sulla salute fisica. Siamo già nel 1880, quando al giovane e brillante scienziato viene diagnosticato un esaurimento nervoso. Le sue condizioni di salute non gli impediscono però, qualche anno dopo, di mettere a punto il suo motore a induzione. Bene, questa particolare invenzione darà il via all'epoca che i libri di storia chiameranno rivoluzione industriale. Eh già, l'uomo che vedeva nel futuro aveva appena inventato le fabbriche moderne, o almeno ne aveva gettato le basi. Ogni volta che accendiamo un macina caffè o azioniamo un robot da cucina, dovremmo ricordarci che questi elettrodomestici sono animati da un motore a induzione pronipote di quello inventato da Tesla. Intanto, la vita, quella cosa che scorre inesorabile senza mai chiedere il nostro consenso, torna a bussare prepotentemente alla porta dello scienziato che, nel frattempo, si è trasferito a Parigi per lavorare come ingegnere alla Continental Edison Company, ovvero la branca europea delle industrie create dall'inventore americano Thomas Alva Edison. Tesla è costretto a far ritorno nella sua casa natale perché l'amata madre versa in gravi condizioni di salute. La raggiunge appena in tempo per sentirsi dire: «Nicola, sei il mio orgoglio». Dopo quella frase, la donna chiude gli occhi per sempre. A seguito di quel doloroso lutto, l'esaurimento nervoso dello scienziato degenera rapidamente, costringendolo a 3 settimane di ricovero ospedaliero. Durante quel periodo di riposo forzato, Tesla capisce che in Europa, per lui, non c'è sbocco. Se davvero vuole progredire nelle ricerche, l'America è il posto giusto per lui. Così, dopo essersi fatto scrivere una lettera di referenze dal suo superiore, nel 1884 giunge negli Stati Uniti per incontrare il più celebre inventore del tempo, ovvero il già citato Edison. Quest'ultimo è ben lieto di assumerlo nella sua compagnia, malgrado non capisca fino in fondo il potenziale dell'uomo che ha di fronte. Da noi, in Italia, sono arrivati soltanto gli echi di quell'incontro, eppure si è trattato di un momento decisivo per tutta la storia moderna, perché in quell'istante vennero gettate le basi per la guerra delle correnti. Ma non voglio annoiare gli ascoltatori, per questo mi permetto di spiegare rapidamente cosa avvenne. Thomas Edison, il geniale inventore passato alla storia come il papà della lampadina, era un sostenitore della corrente continua, molto simile a quella delle normali batterie. Tesla, invece, dopo aver rimaneggiato alcuni progetti di generatore,
si era convinto che il futuro appartenesse alla sua idea di corrente alternata. Nasce una guerra aperta tra i due inventori. Uno, Edison, forte dei suoi soldi e delle sue conoscenze importanti. L'altro, Tesla, denigrato, osteggiato dalla società scientifica e perennemente alla ricerca di un finanziatore. Chi vinse? Beh, vi basti pensare che ogni qualvolta infilerete la spina di un qualche apparecchio dentro una presa, sarà la corrente alternata a fornirvi energia. Già, Tesla ha inventato il sistema di corrente che noi tutti usiamo in casa. Comunque, la rivalità tra i due uomini di scienza durò per tutta la loro vita, portandoli persino a perdere la possibilità di ricevere un premio Nobel dal momento che la commissione li ritenne troppo polemici. Ad ogni modo, sia Tesla che Edison sono stati due fenomenali precursori del loro tempo, e questo è innegabile. Semmai, c'è da dire che, mentre Edison riusciva a lucrare su ogni sua singola brillante intuizione, Tesla, col denaro, non ci sapeva proprio fare. Era un uomo di scienza, non un maledetto affarista. Vi basti pensare che, dopo aver rotto i ponti con Edison, Tesla fu costretto a lavorare persino come scavatore pur di guadagnarsi di che vivere. Ma ve lo immaginate? Lui, di corporatura estremamente esile, costretto a vangare il terreno per pochi dollari. Molto spesso i geni non vengono capiti dai loro contemporanei, ma qui siamo al paradosso. Il fatto è che lui non capiva come trarre profitto dai suoi innumerevoli brevetti e forse non gli interessava neppure. Durante l'esposizione universale di Chicago nel 1893, finalmente il progetto di Nikola Tesla per elettrificare l'America con la corrente alternata ha la meglio sulle speranze di Edison. Ma questo, incredibilmente, non gli fa ricevere né la meritata fama né un vero e proprio ritorno economico. Intanto, il 1900 bussa alle porte e Tesla, desideroso di portare avanti i suoi studi con la massima libertà, decide di trasferirsi in Colorado e, per la precisione, nel piccolo centro urbano di Colorado Springs. Il nuovo ambiente e la lontananza dalla mondanità lo aiutano a concentrarsi sulla trasmissione telegrafica senza fili e sull'elettricità atmosferica. I suoi esperimenti, che molto spesso causano scariche elettriche simili a fulmini, lunghe anche 40 metri, lo rendono un personaggio di cui la gente discute spesso nella piccola cittadina. C'è chi lo venera anche per il fatto di aver elettrificato l'intero centro abitato e chi lo teme, dal momento che l'ignoranza e la superstizione vanno spesso a braccetto. Effettivamente, nei primi mesi del 1900 doveva essere piuttosto inquietante vedere dei fulmini balenare nel cielo dopo essersi sprigionati da strane strutture a forma di pinnacolo. Sono certo che avrete visto qualcosa del genere in molti film di fantascienza, una torre composta da una sfera sulla sommità e diversi anelli lungo il palo. Si tratta di un trasformatore conosciuto con il nome di Tesla Coil o bobina di Tesla, il quale è tutt'oggi alla base del funzionamento di molteplici apparecchiature elettroniche e persino di alcuni giochi da salotto come la lampada al plasma. Ad ogni modo, gli esperimenti a Colorado Springs procedono speditamente. Il problema è capirne la direzione. Purtroppo Tesla non ha l'abitudine di scrivere delle sue scoperte e si limita a tenere quaderni pieni di annotazioni e appunti incomprensibili a chiunque altro.
Ed è per questo che ancora oggi moltissime delle sue intuizioni rimangono avvolte nel mistero. Durante quel periodo a Colorado Springs, Tesla si interessa caparbiamente alla possibilità di trasmettere l'energia senza fili, al punto che la sua diviene quasi un'ossessione. Molti dei suoi esperimenti, in effetti, gli danno ottimi risultati, ma quello che manca, come sempre, sono però i soldi per andare avanti. Che rabbia quando penso che al giorno d'oggi, tramite internet, si possono fare donazioni a perfetti imbecilli che magari ballano travestiti da caprette, quando a quel tempo, per un uomo geniale come Tesla, era praticamente impossibile accedere a qualsiasi forma di finanziamento. Certo è che se lui fosse stato più attento nella gestione delle finanze, non si sarebbe trovato a corto di fondi. Oggi sappiamo che diversi suoi soci in affari, accortisi del suo scarso senso delle finanze, lo avevano truffato. Ma allora, beh, lui era fatto così. Si accorgeva del denaro solamente quando lo terminava. J.P. Morgan. Lui, a differenza di Nikola Tesla, è un uomo che sa gestire bene i propri denari. Banchiere, imprenditore, affarista. In passato ha anche finanziato Edison, ma non perché gli interessi la scienza. È semplicemente a caccia di ulteriori guadagni. È a lui che si rivolge Tesla per ottenere dei fondi. Morgan non è minimamente attratto dagli studi dello scienziato, dei quali capisce poco o niente, ma si mostra particolarmente interessato alla possibilità di inviare e ricevere informazioni senza fili a grandi distanze, superando di gran lunga la portata del telegrafo. Tesla gli spiega dei suoi studi sulla conduzione terrestre, garantendo che con un investimento sarebbe stato capace di costruire per lui una rete di comunicazione in grado di avvolgere l'intero pianeta senza bisogno di alcun cavo. A J.P. Morgan l'idea piace, e come se piace. Per un affarista del suo calibro, quella tecnologia avrebbe significato poter ricevere notizie in tempo reale da tutto il globo. Un qualcosa di impensabile per l'epoca. Così offre allo scienziato un finanziamento 10 volte superiore a quello richiesto. Tanto per un banchiere del suo rango, gli zeri su un assegno non hanno alcuna importanza. Coi fondi a disposizione e la possibilità di creare qualcosa mai visto prima, però, cominciano ad arrivare gli insuccessi. La torre di trasmissione a conduzione terrestre che Tesla ha promesso a J.P. Morgan non dà risultati e, malgrado un ulteriore finanziamento del magnate, l'unica cosa che l'apparecchio riesce a captare sono dei segnali sconosciuti che lo scienziato pensa provenire dallo spazio. Potremmo dire che è qui che comincia la parabola discendente di Nikola Tesla. Parlare apertamente di segnali alieni da Marte con il reporter di un giornale non fa per nulla bene alla sua credibilità. Per quanto oggi si abbia la probabilità statistica che nello spazio infinito esistano altre forme di vita, così non era nei primi anni del 1900. Parlare di alieni, o peggio ancora di marziani, a quel tempo significava farsi dare del matto, e in effetti è quella la voce che serpeggia nel mondo scientifico. Tesla non ci sta più con la testa. Ma non è soltanto il suo aver parlato di alieni ad averlo messo in cattiva luce, c'è dell'altro. Con l'andare degli anni, i disturbi che lo avevano accompagnato fin dalla prima giovinezza si sono accentuati, mutando in manie. Ad esempio, adesso Tesla
ha sviluppato una vera e propria ossessione per i germi. Teme la polvere e anche quando mangia al ristorante è solito pulire più volte le stoviglie con diversi tovaglioli freschi di bucato. Al giorno d'oggi molti medici hanno ipotizzato che Tesla fosse affetto da autismo e questa tesi trova ampio sostegno anche ripensando al fenomeno delle sinestesie di cui ho già detto in apertura. Ma a quel tempo l'unica cosa che si era capaci di fare con una persona così piena di tic e manie era quella di bollarla come matta. Persi i soldi del suo investimento, il banchiere J.P. Morgan scompare rapidamente dalla vita dello scienziato. La torre di trasmissione che gli era stata promessa rimaneva un'utopia e inoltre Tesla adesso aveva preso a blaterare di altre invenzioni strampalate come la macchina per fotografare i pensieri. Asserzioni inconcepibili che lo portano rapidamente ad essere allontanato dalla comunità scientifica. Questi sono anni davvero duri per lui. Perde diversi proventi di suoi brevetti europei, viene cacciato da Colorado Springs e il suo laboratorio finisce smontato per essere venduto come legna da ardere. Molti dei suoi prototipi e diversi appunti vengono bruciati e lui, sempre più isolato e perso dentro le manie, si ritira a vivere in una modesta pensione di New York, pagandone la pigione con il ricavato della vendita delle sue ultime proprietà. Fa quasi male fisico pensare a un uomo di quella caratura mentale scisso a metà tra il genio più adamantino e comportamenti irrazionali. Tra queste eccentricità non posso non raccontare del suo amore per i piccioni e per uno in particolare. Beh, Tesla, che aveva più volte ammesso di non aver mai cercato l'amore di una donna poiché lo riteneva superfluo a un uomo di scienza, durante gli anni difficili della sua vita finì per innamorarsi di un piccione. Va bene, detto così suona come uno scherno, ma la verità è che durante gli anni 20 del Novecento Tesla si era particolarmente legato a una colomba bianca, la quale regolarmente lo andava a trovare fin dentro la sua stanza d'albergo. Tra i due si era instaurato un legame, qualcosa che chi non ha mai avuto un animale domestico non capirà. Una sera la colomba entra dalla finestra e si va a posare sul grembo di Tesla, che sta seduto in poltrona. Lui capisce subito che c'è qualcosa che non va. L'uccello sta male, sbatte le palpebre velocemente e perde l'equilibrio quando prova a zampettare. Poi, dopo qualche minuto, gli muove tra le mani. Tesla dirà che, in punto di morte, dagli occhi del povero uccellino si era sprigionata una luce intensa, ma allo stesso tempo morbida, piacevole. Quello strano bagliore era poi scomparso subito dopo il trapasso dell'animale. Non è raro che in soggetti autistici si manifesti una sinestesia così violenta da dare luci e colori agli oggetti in base alle emozioni. Ad ogni modo, Tesla si convinse di aver visto per un istante l'energia che muoverebbe gli esseri viventi, l'anima. Io non so cosa vide, nessuno può saperlo, però posso dirvi che l'anima, sotto forma di un globo di luce, è un fenomeno alla base di molti miei racconti e che lo spunto l'ho preso proprio da questo aneddoto, come del resto mi sono ispirato a Tesla anche per creare Eon Parrish, lo scienziato presente in diversi miei scritti.
tornando a quella stanza di albergo negli anni 20, troviamo un Tesla oramai stanco, sempre più perso dentro le sue manie e convinto che, dopo la morte dell'amata colomba, il suo compito sulla Terra si sia esaurito. E questo è in parte vero. Infatti, da quella data in poi, le sue intuizioni scientifiche appariranno sempre più confuse e poco lucide, passando dalle armi a induzione elettrica fino al famigerato raggio della morte, una fantomatica emanazione in grado di vaporizzare i nemici in battaglia. E nel gennaio del 1943 sta lavorando proprio a questo progetto quando, a 86 anni, il suo geniale cervello smette di vivere asincrono rispetto alla realtà per spegnersi nella morte. Ignorato e sottovalutato in vita, Nikola Tesla viene issato sugli altari una volta scomparso. La comunità scientifica adesso può perdonargli le tante stramberie ipotizzate e la torre radio per comunicare con gli alieni. Ora rimane solamente il genio che, tra i suoi innumerevoli brevetti, può vantarsi di avere l'alternatore, la lampada a neon, la turbina, il motore a induzione e la radio. Già, questa notizia ferirà molti italiani, ma è giusto che si sappia che è stato Tesla a inventare la radio e non Guglielmo Marconi. Per spiegare meglio, sarebbe corretto dire che Marconi si è limitato ad assemblare diversi componenti elettronici brevettati da Tesla per ottenere il suo primo prototipo di radio. Anche la Suprema Corte degli Stati Uniti lo ha sentenziato nel 1943, alcuni mesi dopo la morte di Tesla, attribuendogli la paternità della radio. Su questo punto ci sono diverse voci discordanti, e quindi io, da ammiratore di Tesla e da compatriota di Marconi, preferisco tacere. Di Nikola Tesla oggi ci rimangono centinaia di brevetti e invenzioni nate dalla sua mente geniale. Di contro, molte delle teorie del complotto più idiote rimangono legate alle allucinazioni che lo mossero durante gli ultimi anni di vita. Armi elettriche, il raggio della morte, il teletrasporto, il misterioso incidente di Tunguska in Russia e tante altre bizzarrie sono considerate reali da alcuni fanatici che non sanno distinguere la scienza dalle farneticazioni di una mente stressata dall'aver vissuto nel futuro. Eppure, forse, aveva ragione Tesla. Magari i suoi vaneggiamenti circa il teletrasporto o il viaggio nel tempo non erano del tutto errati. Forse siamo noi, con la nostra realtà fatta di piccole certezze, a non essere ancora pronti per quello che la sua mente aveva teorizzato. In fondo, se qualcuno avesse parlato dell'accendino a un uomo delle caverne, quest'ultimo sarebbe scoppiato a ridere. Grazie per essere stati in mia compagnia. Se questo episodio vi è piaciuto, potete dargli un voto sulla vostra app preferita o lasciare un commento. Questo piccolo gesto aiuterà a diffondere il mio segnale nello sterminato cosmo di internet. Per sapere altro sul podcast e sui miei romanzi, vi aspetto sul sito www.trampton.wordpress.com. Alla prossima!